eccoci con un nuovo video. Oggi farò il What's in my bag, perché diverse di voi sono molto curiose di cosa c'è nella mia borsa e quindi ho deciso di registrarvelo. Premetto che non amo comprare borse grandi di marca, ecco, preferisco comprare quelle più piccoline per il semplice motivo che io di solito mi sposto con le pochettine e le grandi le utilizzo soltanto praticamente per viaggiare e per lavorare, visto che per lavorare vi dico che c'ho un magazzino pessimo, quindi butto le cose per terra, non mi sembra il caso di spenderci miliardi, ecco. Comunque, bando alle ciance, la borsa in questione in realtà non è costata neanche chissà quanto poco, perché l'ho presa da ASOS, è completamente in pelle, il marchio è Yokiyakibo, vabbè, ve lo scrivo sotto ovviamente, non so pronunciarlo ragazze, perdonatemi, e non so se ve l'ho detto già, ma lo ripeto, costa ben 70 euro, 75, una cosa del genere. Comunque dovrebbe essere pelle, ma ci credo poco, ed è tutta totalmente borchiata qui fino a sotto, così. È super super enorme, veramente grande. La cosa bella è che dentro ha una pochette che potete ovviamente togliere e mettere a tracolla, qualora vi potesse interessare questa opzione, ma è una cosa che non farò mai, ecco. Però è comoda perché metti tutti i documenti, le cose che magari ti servono più a portata di mano. Comunque, iniziamo subito, altrimenti questo video mi verrà lungo 3 km e non mi sembra il caso di parlare inutilmente. Allora, prima cosa che esce dalla mia borsa è il mio telefono. È un iPhone sfigatissimo, un iPhone 6 in oro, e non ho la cover perché praticamente le ho tutte distrutte. Quelle che mi sono rimaste sono veramente brutte, quindi preferisco avere il telefono senza cover. E comunque ho fatto un ordine su AliExpress, sì, ma ovviamente i tempi di spedizione sono dai 20 ai 25 giorni e siamo ancora al 15° giorno, quindi vedremo e vi farò vedere. Ecco, scrivetemi sotto se vi può interessare un video per quanto riguarda le cover di AliExpress, visto che vi piacciono i miei video dove parlo e sono logorroica, fatemelo sapere, ecco. Comunque, quello è l'iPhone. Dopodiché c'è il mio portafoglio sobrio come al solito ed è un portafoglio di River Island. Anche questo l'ho preso su ASOS, ecco, una cosa che faccio spesso è acquistare borse, portafogli, stronzate varie su ASOS perché hanno tutte cose particolarissime. Allora, vi faccio vedere come è strutturato. Allora, avete qui tutto, il portacarte, le cose così, la patente, wow, e qua metti i soldi e qua c'è la zip per i spicciolini con 3 quintali di portachiave, ecco. E da quest'altra parte invece ci ho messo i vari documenti. Comunque è abbastanza grande, quanto una mano, e lo adoro per le borse grandi. Ovviamente quando prendo la pochettina porto soltanto il portacarte, che è anche qui, ed è questo di Parfois, colore anche questo super sobrio, e ho le tessere che utilizzo di meno. Di là invece ho tutte le tessere, tipo quello per gli animali, visto che c'è un gatto, quindi potete ben capire che posso utilizzare solo quelli per fare la spesa. Poi vabbè, ce ne sono quelle dei supermercati, le cose base, IKEA, è fondamentale importanza avere sempre IKEA dietro, quella guai chi me la tocca. Dopodiché passiamo agli occhiali, questi sono i Ray-Ban e dovrebbero essere un'edizione limitata, ora non voglio sbagliare, sono i classici, non so neanche il modello ragazze, e sono montatura argento e mi piacciono da morire, e così ce li ho anche neri, visto che non ci facciamo mancare mai nulla. Vabbè, per chi mi segue su Instagram, apro e chiudo parentesi ragazze, se volete seguirmi appassionatamente giorno dopo giorno, seguitemi su Instagram Stories perché ne faccio veramente tante, cioè vi illustro la mia giornata praticamente. E lì già vi avevo fatto vedere il mio cassetto zeppo pieno di occhiali firmati e non, cioè
la maggior parte sono firmati, gli altri magari qualche sfizio, non mi va di spendere 200 euro per un paio di occhiali e quindi li prendo falsi, ecco, diciamocelo proprio a tu per tu, ecco. E dopodiché escono le malattie di Miriana, ecco, io ho un problema con gomme e caramelle, ragazze, veramente ho un problemissima, problemino proprio. E queste qui sono sempre in borsa, anche nelle boccettine, così mi faccio entrare quelle. Poi chiave di casa con un cuore nero, chiave di casa soltanto di casa, garage, bla bla bla. Poi chiave del negozio, e questo è tanto carino, ve l'ha regalata la mia collega carina. Poi ah, fondamentale importanza, un corno. Per chi mi segue dall'inizio sa benissimo che sono campana e abbastanza superstiziosa, ma in realtà neanche chissà quanto, soltanto che lavorando a contatto con il pubblico immagino che me ne tirano veramente tante e visto che non mi va di morire giovane e preferisco portarmelo, ecco, quasi quasi me lo tatuo pure, non so dove me lo volevo tatuare, vedremo, ecco, vedremo, vi terrò aggiornata anche su questo. E quindi questa qui ormai è vuota completamente. Passando al resto, spuntano i fazzoletti, rigorosamente un pacco di fazzoletti ci deve essere sempre perché altrimenti mi smocciolo ovunque. Ragazzi, voi pensate che io sia veramente tutta pipipipipipipi? In realtà non lo sono, anzi, per chi mi conosce sa. Poi le cuffie che stranamente non sono arrotolate male, perché di solito le lancio e per l'iPhone, ecco, faccio questo e le lancio in borsa, sempre quello faccio. E passiamo a queste due pochettine, ecco, per il resto poi la borsa è vuota. Queste due pochettine credo che siano vitali, proprio vitali. Allora, in questa un altro corno, Miriana la superstizione. E la pochettina di Wycon costa 3,20€, 3,50€, 3,90€, boh, ritenta, sarei più fortunata. Non so, non me lo ricordo, ragazze. E c'è una lima piccolina, che è veramente piccola, cioè, ragazze, entra in un palmo di mano, in rosa, ovviamente in rosa. E una tinta, questa è la 06 di Wycon, io nude. Poi, un rossettino rosso, questo è della Stay Shadow ed è così matte e mi uscì, non mi ricordo, boh, nel regalo di Natale mi pare, mi sono autoregalata due, tre creme e mi pare che c'era anche questo. Poi c'è questo rossetto di Kiko, così. Non so dirvi che colore è, ragazze, perché ce l'ho in borsa, vi spiego anche il motivo. È questo rosa, boh, non lo so, è un rosa mattonato, ecco. Vi spiego la storia di questo rossetto. Allora, in negozio da me c'è una delle clienti che seguo sempre io, che si è innamorata pazzamente di me, nel senso professionalmente, ecco. E niente, un giorno venne e passò prima da Kiko per poi passare al negozio mio, e che poi tra l'altro, apro chiudo parentesi, lavoro in un negozio di cosmesi, quindi va bene. E niente, venendo, parlando così, mi dice, vabbè, si compra della roba e mi dice, guarda, ti ho fatto un pensierino visto che utilizzi spesso nude, e mi ha regalato questo della concorrenza praticamente. E ho apprezzato il gesto e il colore sì è carino, l'unica cosa è che l'avrò messo forse due o tre volte perché me lo dimentico totalmente, però è stata tanto gentile. Comunque, se la signora mi sta seguendo vi mando un bacione e la ringrazio, ciao signora. Per poi passare allo specchietto di Parigi in rosa, questo qui per i vari ritocchi, quando sono andata a Parigi con la mia family. Poi ho vari campioncini di profumi buttati lì per caso e un elastico perché è bellissimo.
L'ultima pochette, poi smetto, è sempre di Wacom, ma dai. Questo qua era un'edizione limitata, mi pare, mi sa che non la trovate più, ma tipo di due anni fa si usciva il mascara della roba. E ho il dentifricio, lo spazzolino, sì, perché sono malata per i miei denti, e infatti tutti quanti mi dicono: ah, mamma mia, che denti bianchi che hai, ma come fai? Mi lavo tante volte i denti, semplicemente, li curo semplicemente, ecco. E poi ho, vabbè, medicinali vari, occhi e bla bla bla, e delle garze. E se vi racconto la storia di questo, ci metto tipo 20 anni, perché praticamente comprai delle scarpe, ecco, non ve la dirò a lungo, comprai delle scarpe e mi iniziarono a tagliare mentre ero in pieno centro a Roma. E niente, dovetti correre in farmacia perché praticamente mi stavo dissanguando così, e mi diedero queste garze e un cerottone da mettere attorno alla caviglia, ma non potete immaginare il dolore per camminare tra le strade di Roma. Infatti dovetti scappare subito a casa, mettermi in metro e andare in casa subito. E niente ragazzi, quindi scrivetemi qui sotto i video che volete vedere sul mio canale, in modo tale che prendo ispirazione. Vi mando un bacio, iscrivetevi, commentatemi, lasciatemi un pollicione in su, ovviamente soltanto in su, non in giù, e al prossimo video. Ciao stelle!